È la prima mostra ad inaugurare i rinnovati spazi del magazzino tabacchi della Mole Vanvitelliana di Ancona. Ecce Homo, da Marino Marini a Mimmo Paladino, esplora la scultura di figure in Italia dal secondo Novecento in poi, dando un'ampia carrellata dei principali nomi che si sono cimentati nel rappresentare l'uomo nei più disparati stili e linguaggi, sia rappresentandolo in modo realistico come Francesco Messina, sia evocandolo in absentia come Valeriano Trubiani. Questo è il nostro racconto della mostra. Partendo con un omaggio ad Arturo Martini, presente con l'Amplesso, scultura bronzea del 41, l'esposizione si compone di oltre 40 opere, dai bronzi di Marino Marini alla testa di donna in ceramica di Lucio Fontana, alle statue classiche di Francesco Messina, ai sette savi in pietra di Fausto Melotti, mai esposti prima d'ora al di fuori di Milano, fino ad arrivare alle opere di Enzo Cucchi, Giacomo Manzù, Mimmo Paladino e Valeriano Trubiani. Il percorso di Ecce Homo è libero, ordinato per tematiche e richiami, i ritratti e le caricature, i movimenti dei corpi, la sovrapposizione dolce tra sonno e morte, il mito, l'ironia. La Mole, un tempo lazzaretto, è diventata sede di concerti e mostre da diversi anni. In più, con il progetto Mole, si è liberato questo spazio di 1300 metri quadri dalle sovrapposizioni architettoniche degli anni, lasciando un ambiente post-industriale molto moderno e consono alle grandi mostre. L'installazione Dormienti di Mimmo Paladino occupa una sala intera, accompagnata da Tebe distesa nell'ovale di Manzù. Sono adulti in posizione fetale, ricordano delle urne funerarie etrusche, oppure i fantasmi pompeiani ricoperti di lava, e nella loro semplicità costituiscono un esempio dello stile di Paladino, trade union tra minimalismo e ripresa della tradizione, a cavallo tra due millenni.
A Valeriano Trubbiani, poliedrico artista marchigiano, è dedicato ampio spazio con due installazioni di grande impatto: Le morte stagioni, una cascata di uccelli caduti dal cielo, e Ractus Ractus, un'invasione di ratti metallici che spadroneggiano affamati negli ambienti umani, come lo studio, la cucina, la strada, le scale di una soffitta o di una cantina. Qui la figura umana è evocata in absentia, forse già spodestata da un'evoluzione più rapida del mondo animale. A maggio 2017, dopo la conclusione della mostra, una decina d'opere resteranno alla Mole in modo permanente come proprietà della Fondazione Cari Verona, che ha finanziato gli interventi nel magazzino Tabacchi. E in futuro ci si aspetta un programma di importanti residenze di artisti contemporanei.